un uomo solo al comando da Fara San Martino, in provincia di Chieti, in Abruzzo, dall'Italia, Alberico Di Cecco, vince anche questa gara di Trattola Periglia. Al secondo posto con il numero 14, Alessio Pisogno, passo logico Pescara. Alberico, ti ho detto qualche tempo fa, se continua a vincere diventi molto antipatico, quindi torna simpatico. Siamo in attesa del terzo classificato e non poteva che essere lui, Cesare Ciommi. Ciommi Cesare, da questo lato, di qua. Complimenti Cesare, complimenti. E abbiamo completato il podio, Alberico Di Cecco, adesso bisogno Ciommi Cesare. Siamo in attesa della prima donna e del quarto e quinto posto. Intanto la prima donna sta transitando adesso, il sindaco di Trattola Periglia, Antonella Dinino, eccola qui, un applauso al sindaco che sta lì traguardo. La prima donna è lei, fuori concorso, ma è prima donna oggi qui a Trattola Periglia. Mi scusi la confidenza, sindaco. Beh, sarei una Wonder Woman considerando il tempo. Sì, ci sta. La prima donna, corretto, insomma. Sì, ma lei è prima in tutto. No, anzi. Eccolo qui. Il quarto al quarto posto. Applauso scrosciante delle persone ad assistere col numero 52, Sergio Serraiocco della società Nuova Atletica, no, sì, Nuova Atletica Montesibano, ecco perché il presidente stava lì per applaudire il suo atleta. Una bella rappresentanza oggi, Presidente. Sì, commentiamo qui a lui, vieni qua. Presidente, tutto bene, ti ascolto, le strade pulite, in ordine, gli incroci, vigilati, completi, un applauso ai responsabili della sicurezza. Sì, per forza, perfetto, abbiamo gestito con i volontari dei Vigili, con i volontari dell'area di Cumbona. Cristo, un applauso per il quinto classificato con numero 101, Daniele Cericola. Vabbè. Cericola. Quindi comprendevamo per forza di sicurezza ci sono tre associazioni che ci aiutano, più i nostri amici, quindi con 30-40 persone su 30 persone stradali, aspettando sui ristori durante la giornata stessa, quindi assolutamente non c'è stata nessuna criticità. Adesso veramente arriveranno con la gara l'affiziale tutti gli altri. Bene, intanto arriva sul traguardo Gabriele Ottaviano con numero 44 della Manocchello Soggeda. Ancora un arrivo col numero 23, Leonardo Consalvo. Thank you.
cominciato a correre 6-7 mesi fa. Sta facendo dei progressi straordinari, lo vedremo ora della Miglianico Tour. Lui corre con l'Alex Miglianico, la società di organizzazione della Miglianico Tour. Andrea D'Aversa. Andrea D'Aversa. 1:31, complimenti. 1:31, complimenti. Numero 141, Filippo Taricani, complimenti. Col numero 141, Filippo Taricani, della società Dreamworld. E ancora credo l'Atletica Valtato. Vai, che ce l'hai. Col numero 26, Pasqualino Santucci. Vai. E ancora col numero 138, Ivan Capone. Suo marito è arrivato ottavo. Il tempo 1:21. Dimmi che poteva fare meglio. Va bene così, va bene così. C'è un'altra signora impaziente che attende l'arrivo del proprio congiunto. Signorina, venga, venga di qua, anche se è fuori gara, venga, venga. Bravissima, col numero 267 della Valle Penelope, chiede il nome, chiede il nome, passa lì e poi torna. Ecco qui, benissimo. Ancora un arrivo di ultimi 50 metri col numero 98, Gabriele Visciani della Runners Avezzano, una società storica molto nota. Col numero 268 della Valle Leo, la telecamera pronta per immortalare i paesaggi e qualcuno che faceva qualche scherzo, meglio riprenderlo, siamo così siamo più tranquilli. E viva Penelope, un bel nome, la famosa figa di Penelope, ci ricorda la storia dell'antica Grecia. Arriva la prima donna. 140. Numero 140. Con numero 140, la prima donna, accogliamola con un applauso, Alessia Righetti. Reward, una società ben rappresentata. Ancora un arrivo col numero 97, Gianpietro Capodacqua, Runners Avezzano, complimenti. Non lesinate applausi a questi ragazzi che stanno partecipando alla 21 km, che i 20 km non sono facili da percorrere. Dai Piero! E allora si chiama Piero. Grazie. Il numero 121, Pier Francesco Carrozza, Carrozza è un nome tipico di Sulmona, professor Carrozza.
sta. Non lo so. Con 210 Guerino Martella, con 212 Mongia Gabrio e con 209 invece abbiamo Carlo Assonia, tutti rappresentanti della politica dell'Adriatico, aspettati dal loro presidente che li ha accompagnati anche oggi. Con numero 142, Francesco Ventura, dai parlato, complimenti. Con numero 6, Pietro Paolo Silvestri. Che tipo del nostra, con il loro locale, con l'unità oggi. Danne Savellano, evviva. C'è un pastore, sta arrivando, che guida il proprietario, o il proprietario che guida il pastore. Diciamo che si accompagnano fino al traguardo, non hanno numero, sono fuori gara, però un bello esemplare di pastore tedesco, complimenti al proprietario. Fatemi qua, fatti vedere, che c'è la telecamera di Mario Coppa che si immortalerà, magari lontano dal... Complimenti! Per gli ultimi arrivati, ristoro alla destra, a fine strada, girare a destra, discesa, 20 metri a sinistra. Con la maglia rossa, con numero 104, Michele Ciccotelli. Con numero 94, Danno D'Arcangelo. Senza numero, ma dalla stanza lo riconosco, Dino Spinozzi, professore di educazione fisica, mio compagno di scuola di qualche anno fa, complimenti Dino. Ancora, tranquillo, non ti supererà, con 125, caso di questa Italia che prenda Marco Daniele. Con numero 25 della Trenti avanzavo Yuri Petrocco. Signora, cosa ha comprato oggi? Ci piaccia la miseria. Con numero 34 società Vita Pescara, Davide Malandra. Pacco gara può essere ritirato nello stesso luogo dove funziona il ritorno, quindi a destra discesa, palazzina a sinistra. Con numero 145, Davide Zenofi della Tocco Runner. Troviamo quanto tempo? Un'ora e 31 il tempo trascorso fino ad oggi, fino ad adesso.
Proviamo ancora altri atleti all'arrivo. Qui abbiamo con 127 Gennaro Bongrazio. Gennaro Bongrazio. Tempo massimo di percorrenza credo sia 2 ore 30, mi diceva. Aspettiamo, comunque noi aspettiamo, aspettiamo tutti, che sono un riferimento, 2 ore e 30, 21 chilometri, tempo giusto. Con numero 64, Mirko Camino, complimenti. Si succedono gli arrivi un po' distanziati l'uno dall'altro, 10 km sono lunghi da percorrere. Torniamo con il numero 36, Giovanni Orsatti. E ancora sempre atletica Valcano, credo, con numero 66 Remo Mattucci, polimoto olimpico dell'Adriatico, che lo scusa. Gli ultimi arrivati, Ristoro e Pacco Gara a destra, breve discesa a sinistra. Ci sono le insegne che non vi fanno sicuramente sbagliare. C'è anche un arco nelle vicinanze che vi dice che siete arrivati. Arco di Torino Abruzzo. Invece questi sul percorso sono gli archi di Francesco di Crescenzo e del Sipen, tendente di promozione sportiva che ha dato i natali a questa gara. Un applauso dettato con numero 123 conclude la sua gara Pasquale Lattanzio. Ancora una coppia che si accinge a tagliare il traguardo, Rocco Marcucci in compagnia della signora Maiorani, il numero 9 Palmerina, con 205 Maiorani Palmerina. Con numero 108 taglia il traguardo invece Patrizia Michele, seguito dal numero 39 Fiorito Petaccia. Ancora all'avvio il numero 4 Gualtieri Domenico, seguito dal numero 45 Brazioli Giacomo. Ancora un serpento che si presenta sulla dirittura d'arrivo con numero 27 Buscerico, con numero 59 abbiamo Dioguardi Rodolfo e con numero 61 Marco San Benedetto. San Benedetto, dici tu, proteggi tu. Ristoro e Pacco Gara in fondo a destra e poi a sinistra.
Ancora un arrivo con numero 32, abbiamo, proviamo Cerisco Castellino. Siamo in attesa della seconda donna ancora, dice qui abbiamo il numero 30, Mascio Alessandro. Pronti per applaudire la seconda donna, della critica Valpestana, credo. Di qua. Col 22, Bellanza Miriam, Atletica Valpestana. Oltre che essere brava atleta, si dedica alla cura dei bambini, organizza tante manifestazioni, ha creato un bel gruppo, li sta formando, li sta educando a quelli che sono i valori dello sport oggi e della vita di domani. Quindi complimenti a Miriam Bellanza per questa sua passione che riesce a trasferire ai suoi piccoli atleti. Ancora Miriam, in volta del pinino, vediamo con la maglia azzurra, non è l'Italia, ma è comunque una bella maglia azzurra, con numero 46, Francesco Di Paolo, della Runners Gate, no, Marathon Gate. Della bicicletta, attenzione che sono la contromano, ci sono gli artisti che arrivano. Con numero 100, Antonizio Nicolò Valentino, 100. Numero 114, Simone Antonio, seguito dal numero 70, Diego Gianni, con 129, Bianchi Benito Mario, Tocco Runner, Mauro, con numero 96, Luca Visconti. È arrivato. Col numero 122, Gaetano De Santis. Sta recuperando il fiato per l'ultimo sprint, perché noi la vogliamo applaudire, col numero 221,
Anja Bergmann, direttamente dalla Germania, tesserata con giudizi dell'Allianza. Con 128, molto soddisfatto, Alessio Bonifaci. Ancora un arrivo col numero 80, col numero 80 Andrea Nardinocchi, invece col numero, il numero 11, 113, con 113 abbiamo Salerno Carelle, Tocco Ranes col 132 di Cesare Giacomo, col numero 89 di Lorenzo Sabatino, no, la moglie, Giorgio Danina, ho confuso i riferimenti, con numero 78 Vittorucci Stefania, dovrebbe essere la terza volta. Col numero 124, dagli traguardi in questo istante, Giorgio Pitassi. Ho saltato i tutti. Numero 13, Antonio Marcantonio. Signora, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Di Alvento, da Francavilla con 143, Chiara Azzurri, il segno di croce, tutto va bene, complimenti Chiara. Col numero 40, Giovanni Di Gian Antonio. Applauso per Giovanni. Invece col numero 90, Luca Benedetto. Thank you.
col numero 58 facciamogli un applauso, di Matteo Marco. Bene, grazie signora, grazie di questi applausi spontanei. Viva la sportività, viva lo sport. La messa ci siamo state stamattina, il parroco ha fatto una buona omelia, come sempre, come sempre. Complimenti. Qualcuno cucina per voi oggi? Perfetto, allora buon appetito. Gianluca De Francesco, Runtime,
grazie. Col numero 109 Fortuna Lina e col numero 56 Penaglia Lorenzo, di qua. Numero 109. Ti dico di bianco. Piccolo, perfetto. Col numero 65 abbiamo invece Assonia Adelmo, Budistica dell'Adriatico. Col numero 21, Donocchio Narciso, Atletica Runtime. Col numero 82, Pavone Loredana, invece col numero 32, Secca Fabio. Siamo arrivati a... Siamo a 1:52 di gara. La maggior parte degli atleti dovrebbero essere arrivati. C'è comunque il servizio che segue tutti, quindi nessuno rimane più in difficoltà. Col numero 24 Tartaglia Alessia e col numero 92 abbiamo il Martino Francesco. Un applauso per tutti, questa coppia di atleti che ha tagliato in questo momento il traguardo. Non costa nulla, però
applaudire, intanto è un segnale che ci siamo e che siamo attenti a chi dà il traguardo dopo la fatica, dopo aver percorsi oltre 21 chilometri, ci fa piacere ricevere un applauso. Marathon Pescara con numero 60, Miani Massimiliano, con numero 146 invece, Mariana Mitrofanski, Runners Pescara, con numero 35, Kiri Elba e Sia, Vitas Pescara, con numero 134 di Tommaso Anna, Runners Pescara. Bravi, bravo, buoni tutti. Con
con numero 17 della sua Franca Granatieri, con numero 37 Franzone di Cettina, e con numero 38 Vincenzo Luca Maria. Con numero 7 sta per tagliare il traguardo Francesco Di Bacco. Grazie a Dio e finito, siamo arrivati, complimenti. Siamo a 2:10 dalla partenza, tempo previsto 2:30, ma noi siamo generosi sulla trappola, li attenderemo tutti. No, stavo proprio guardando l'orologio, non mi tornavo di fronte. Con numero 136 Pierluigi Monacelli, Carabino in provincia di Pietri dall'Abruzzo. Con numero 19 Michelli Camillo. Applaudiamo Camillo per piacere, che lui è un uccello che corre per mangiare. Più caro si fanno e più caro lui corre. Risolo a destra, Camillo. Con numero 110 Maria Massimiano, e con numero 51 Fabrizio Vincenzo. Con numero 28 Felice Costantini. Lei è sempre felice, complimenti Costantini, qualunque risultato ci sta. 70 anni non puoi non sentirli.
secondo con un passo da bandiera verde. La signora aspetta, l'ha partito oggi. Invece abbiamo un applauso per Luigi e un applauso anche per il numero 135, Cittadelli Luca Galantino, dottor Anders. Anche a loro penna, medaglia e deodorante per macchina. I profumi a scelta. Cominciamo a prepararci per le premiazioni, quindi tra qualche minuto ci trasferiremo tutti per la premiazione degli assoluti, la palazzina vicino dove abbiamo ritirato il spaccolare che riceve il solo, ma è facile da trovare. Quindi tra qualche minuto, tra pochi minuti, il tempo di capire se sono arrivati tutti e poi ci trasferiamo nel luogo per le premiazioni. Ecco che bella coppia! Col numero 99, Nadia 7 in compagnia della figliola. Ranne Flavetrano, Nadia 7. La figliola, la prossima volta. Se ti è piaciuto questo video e desideri rimanere aggiornato sui prossimi contenuti, ti invito ad iscriverti al canale e attivare le notifiche. Clicca sul pulsante iscriviti e non dimenticare di lasciare un mi piace se hai apprezzato il contenuto. Grazie per il supporto e a presto con nuovi video.